Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Perdonate l'assenza di questo periodo su Final Fantasy VII Ever Crisis, ma come ben sapete abbiamo organizzato la Guild Battle, stiamo praticamente affrontando la Guild Battle, quindi c'è stato un po' di maretta fondamentalmente sia su Discord, in live, eccetera, eccetera, e quindi non mi sono potuto realmente concentrare sul gioco. Ora fortunatamente va tutto, diciamo, secondo la norma, stiamo andando molto bene, stiamo andando avanti e quindi possiamo parlare finalmente di quello che è stato lo stage X3. Stage che è stato aggiunto nel momento in cui è arrivata Tifa all'interno del nostro gioco e infatti, come potete vedere anche dalle mie gemme, ho shaftato in maniera pesantissima su Tifa, cercando ovviamente di portarla a OB6, perché non avendo nulla di Tifa ho cercato per l'appunto di pullarla. Una piccola storia però positiva c'è in tutto questo, perché dopo ovviamente un paio di giorni aver accumulato un altro paio di gemme, ho deciso di prendere il Battle Pass e quindi ottenere le gemme del Battle Pass, che sono ben 7500, più tutti i risparmi che avevo mantenuto dall'anniversario. Ho pullato su Eris e fortunatamente con una sola pagina l'ho fatta addirittura OB6. Quindi per farvi capire come questo gioco può essere crudele, ma delle volte può essere estremamente generoso. Ecco, per me è successo esattamente così. Avevo intenzione comunque di pullare Eris se mi fossero rimaste delle gemme. Diciamo che in questo caso il Battle Pass l'ho preso più che volentieri, anche perché appunto è una spesa minima rispetto a quella che effettivamente si dovrebbe fare. Mi è andata molto bene, solo che da Tifa ho fatto praticamente due schede e mezzo, mentre invece da Eris ne ho fatta una sola. Ma perché questo discorso? Perché ovviamente il team che voglio portarvi è esattamente incentrato su questo anniversario. Il Bahamut Alba ovviamente risulta essere un po' fastidioso per quanto riguarda il fattore non elementale, essendo un boss che sul non elemento è vero abbiamo avuto questo anniversario che ci ha permesso comunque di crescere da questo punto di vista, però al tempo stesso non è detto che tutti quanti riescano appunto a competere in modo, diciamo, in modo liscio, mettiamola così, contro questa tipologia di boss. Ecco perché ho utilizzato comunque un team abbastanza pesante. Infatti è probabilmente una delle pochissime volte dove veramente ho tutti i personaggi con armi rosa. Solitamente io, è vero che ne ho tante adesso perché comunque dopo un anno di gioco, se si è stati abbastanza fortunati e attenti negli investimenti, si riesce comunque ad avere un party con armi rosa. Però c'è anche da dire che le armi anniversario come dire, mi hanno dato una bella batosta. Infatti, Cloud e Yuffie addirittura non ho potuto pullare niente su di loro, mentre invece le uniche due su cui mi sono concentrato sono state Tifa ed Eris. Ma andiamo a vedere un attimo come sono combinati i nostri personaggi, come è costruito il nostro team e perché è costruito in questo modo. Partiamo da Sephiroth. Sephiroth, ovviamente, con il Protector's, l'abito, diciamo, l'abito Limit Break e la Protector's Blade, che ovviamente vanno in combo in maniera pazzesca, l'unico difetto della Protector's Blade, come le altre armi che abbiamo praticamente dell'anniversario, sono il Boost Magic Attack All, che purtroppo vi lascia indietro il Boost Magic Attack, che dovrete necessariamente aumentare con delle armi che piano piano dovrete far crescere. Per quanto riguarda il mio Sephiroth, abbiamo appunto un bassissimo boost in HP, dove appunto mi portano ad averne addirittura 9300, che sono veramente pochini. Diciamo che la soglia che mi piacerebbe avere di HP è sempre attorno ai 10-12.000, però in questo caso sono veramente basso, purtroppo, però cerco di stringere i denti, anche perché avendo comunque una discreta difesa magica e fisica che non è eccezionale, perché stiamo parlando di 120, però almeno un minimo qualcosa la fa. Boost magico però di livello 7 al 55, quindi preciso preciso. Boost ability magica al 60, quindi siamo leggermente sopra, ma niente di impressionante. Boost ability addirittura di livello 5, che mi consente di essere un po' più aggressivo, un po' più forte.
E poi ovviamente l'arma Ultimate, perché io ho avuto la possibilità di poterla ottenere e quindi ho questo vantaggio in più. Ho messo come seconda arma la Wing Edge, proprio perché la Wing Edge mi permette di pompare già a livelli buoni il boost di Magic Attack, che ovviamente risulta essere più difficile da pompare a causa appunto del fatto che la Protector's Blade dona come bonus l'attacco Magic Hall e non l'attacco Magic di base. Per chi possiede la Kusha's Blade, potrebbe essere buona anche una combinazione con la Kusha's Blade per abbassare in contemporanea l'attacco fisico e l'attacco magico del nostro avversario, solo che mi sento di dire vi consiglio ovviamente di abbassare di più l'attacco magico rispetto al fisico, perché comunque il Bahamut Alba, anche come il Bahamut normale, è molto più debole dal punto di vista fisico, quindi anche se effettivamente dovesse potenziarsi e dovesse in un modo o nell'altro cercare di fare dei danni fisici, ne farà sicuramente meno rispetto al danno magico. Quindi se avrete modo di abbassare la difesa magica in modo alternativo, quella potrebbe essere comunque una valida strategia. Limit ovviamente non elementale, non ho bisogno di utilizzare l'altra limit perché ho la mia ultimate, che adesso mi potenzia in extra high addirittura attacco fisico e magico. Poi ovviamente tutte materie per boostare le mie statistiche, e invece come sub weapon, come potete notare, ho fatto praticamente un incastro tra armi forti e armi deboli proprio per potermi permettere di raggiungere il max di boost per quanto riguarda attacco magico e abilità magica, che però purtroppo un pochettino inficiano sulle mie statistiche. Infatti come potete notare il mio attacco arriva a 9139, sarei potuto arrivare anche a 10.000 o qualcosa di più se solo avessi avuto magari qualche overboost in più o magari qualche potenziamento in più. Sub weapon ovviamente Sun Umbrella per boostare attacco magico e abilità magica, l'arma di Vincent, la Double Stem, che mi permette sempre di potenziare attacco magico e abilità magica, questa è un'ottima arma da mettere in wishlist anche per il futuro. E poi la Heavy Hoser, che praticamente mi consente di boostare attacco generico e ability generica, quindi non andiamo a sprecare spazio o comunque non andiamo a sprecare punti sul boost magico e ability magica, ma andiamo ad accrescere la mia potenza tramite attacco generico e abilità generica. Quindi direi che come setup questo è proprio ad incastro uno dei migliori che si possa ovviamente effettuare. Successivamente abbiamo Eris, che come vi stavo dicendo prima ho preso vestito con una scheda, e OB6 per la Bahamut Rod con una sola scheda, mi è andata di stralusso, oserei dire. Skin di Eris che secondo me è incredibilmente forte, è veramente veramente forte, è praticamente una skin di Barret migliorata, infatti io ho sia anche la skin di Barret, e questa skin adesso mi consentono di avere addirittura tre supporti da poter intercambiare come e quando mi pare piace. Bahamut Rod come prima arma, che cura, mi dà la TB, quindi è comunque una buona arma. Ovviamente è una scelta ponderata che bisogna fare, perché Matt potrebbe in futuro superare con un'altra arma, magari non limit, addirittura Eris, però per il momento questo c'è e questo purtroppo bisogna comunque prendere. Non ho messo la cura Esuna All, perché ovviamente non mi interessa in questo caso. Ho messo tutte materie che mi boostano le statistiche, ho messo una cura al centro perché appunto abbiamo l'healing potencies al centro che viene migliorata, però ovviamente qui sfrutteremo spesso e volentieri la cura AOE della Bahamut Rod. Terza limit, giusto perché si ricarica un po' più in fretta e mi consente magari di curare i miei personaggi. Per quanto riguarda le statistiche, abbiamo comunque un ottimo numero di HP, ben 11.477, una buona ammontare di difesa fisica e magica, ottimo potenza magica che però non sfrutteremo al 100%, e poi un healing di addirittura 3.000 punti che secondo me ormai rappresentano quasi la base per avere un support decente e quindi permettervi di curare una buona quantità di HP. La Snowflake invece perché l'ho inserita come arma secondaria? L'ho inserita come arma secondaria perché mi consente di abbassare la difesa magica in potencies high. È vero che il mio avversario resiste agli elementi, ma il debuff di difesa magica comunque riusciamo a metterlo con Eris e non sono obbligato a metterlo con Tifa, anche perché con Tifa andremo ad abbassare l'attacco magico.
Quindi abbiamo come ability ovviamente il boost healing al 7, che è comunque molto 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 valido, buff extension al 4 per permettermi di sfruttare il più possibile la difesa magica down, proprio perché le armi che ho inserito come sub weapon sono la spada magica di Zac, la Stream Guard, che mi consente di ottenere Magic Boost All a tutti i miei personaggi, e poi ho messo due armi di Met incredibili, ovvero la Centipede o Centipede, chiamatela come vi pare, e il Siringone. Una per boostare gli HP, inteso il Siringone per boostare gli HP e il Buff Debuff Extension, mentre invece l'altra è per boostare Healing e Buff Debuff Extension. Quindi mi consente comunque di avere un'ottima dose di healing, un'ottima dose di HP e al tempo stesso mantenere la difesa magica down il più lungo possibile. Materie, come detto prima, tutte per incrementare le statistiche, e questa è la mia Eris. Tifa invece, che finalmente riesco a giocare, perché non avevo assolutamente niente per Tifa, mentre invece adesso finalmente riesco ad utilizzarlo un pochettino sul mio account. Le ho preso l'arma Ultimate perché appunto ormai avevo fatto un plan col banner di Tifa, quindi ho detto ormai le prendo anche l'arma Ultimate. Setup con i guanti di Bahamut, però i Bahamut Fangs, quindi arma dell'anniversario, chiamiamola così, con le Tiger Fangs. Tiger Fangs ovviamente OB 6 o più per abbassare subito l'attacco magico il più possibile, mentre invece le Bahamut Fangs sono ottime perché fanno danni, mi potenziano l'attacco magico, mi consentono di fare tante belle robette, e quindi va bene così. Materie anche in questo caso solo per boostarmi le statistiche, limit di livello 3 perché si ricarica leggermente più in fretta. E poi ovviamente le statistiche, che sono comunque molto valide: 9000 quasi di attacco magico, 10000 HP e 146 in difesa magica, quindi direi veramente veramente buona. Per farvi vedere le stats, abbiamo boost magico al 7 di 55 punti, boost abilità fisica al 7 con 64 punti, e poi ovviamente boost abilità al 5, che sinceramente è molto 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 buono. Peccato non avere un attacco generico, ma va bene anche in questo modo. Sub weapon, che in questo caso sono l'Electro Cannon di Barret per boostare attacco magico e ability magica, la Mythic Saber di Cloud che boosta attacco magico e ability in generale, e poi ho messo i Power Souls, che vanno benissimo utilizzate come arma secondaria qualora vi vogliate in generale utilizzarla come arma secondaria, per boostare comunque un po' gli HP e la potencies di abilità magica. Quindi direi che come setup ci siamo. Questo è per l'appunto il mio setup: abbassare l'attacco magico, che è molto importante, fare danni, curarsi, e poi per il resto questa è una boss fight che si riesce comunque a combattere praticamente da sola. È ovvio che il mio setup è molto forte, quindi non mi aspetto che tutti riescano ad avere gli stessi risultati, però comunque questo è uno dei setup consigliati per affrontare questa difficoltà in modo veramente veramente leggero. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio al combattimento e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!
鏡の彼方へ。